sul divano con La musica si mette comoda, una produzione RBE TV. Con Claudio Petronella, ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Benvenuti e benvenute sul divano. Siamo sul divano con Ella Nadì. Non c'è peggior stagione dell'estate per veder nascere un amore. Le gambe nude dopo il temporale faranno gola alle zanzare. I tormentoni dentro ad una radio, la morte del cantautorato. Poi dentro una cabina a far l'amore, tra sabbia e puzza di sudore. Ma che follia, non è invidia la mia, e che trovo assai volgari le fusioni spiaggia sotto l'ombrellone. Non vorrei che pensassi che non sei una fitta al cuore fuori dal comune, la ragione che mi muove. Non vorrei. Mi guardi e guardo in su, ma non è il 10 d'agosto. Ogni stella in cielo sembra aver trovato il proprio posto. Rimaniamo io e tu, l'incoscienza ed il suo posto, la paura di star bene o di perdere il controllo. Non c'è peggior stagione dell'estate per veder spegnersi un amore, per passeggiare lungo il lungomare senza qualcuno da incontrare. Ma che follia lasciarti andare via, sarà il caldo d'un rimpianto, manca l'aria, potrei avere un mancamento. E non vorrei ricordarmi come sei, una fitta al cuore fuori dal comune, la ragione che mi muove. Ma non è il 10 d'agosto, ogni stella in cielo sembra aver trovato il proprio posto. Rimaniamo io e tu, l'incoscienza ed il suo opposto, la paura di star bene o di perdere il controllo. Ciao Eleonora, ciao Davide, ciao. Ben arrivati. Ciao. Ella Nadì, Davide Meli, ciao. Ciao. Questa era Non c'è peggior stagione dell'estate. Uno pensa all'estate, ah, tutto che fiorisce, caldo, eccetera. Poi arrivi tu, effettivamente ci dai un altro punto di vista. Ci fai pensare a come questa stagione può essere davvero guardata anche con un altro sentore o più sentori differenti. La prima curiosità che volevo condividere con te, Eleonora, il tuo nome è Ella Nadì, il tuo nome come musicista, però siamo sul divano, tranquilli, rilassati, e ti chiamo anche Eleonora, può andare bene, sì? Sì, okay. Perfetto. Ok. Eleonora, è un brano questo che tra l'altro hai condiviso con un'altra musicista, con Francesca Rocca. Sì. Quando è nata questa canzone? Perché esternare un sentimento quando parliamo d'estate? Però spesso una stagione come l'estate per un artista può avere anche un risvolto malinconico, anzi spesso è così, è stato così anche per te.
Sì, sì, cioè in realtà ovviamente è anche un po' provocatorio, certo, no? Questo titolo. Sicuramente l'estate è per molti la stagione migliore che possa esistere. Quando però accadono situazioni poco piacevoli, come ad esempio la fine di una storia d'amore, questo contesto, no, magari anche un po' festoso, perché è la stagione in cui si può uscire, si può far più tardi, certo, si può andare in vacanza e quindi stare bene, diciamo, può risultare anche un po', cioè il suo opposto, no? Ostico, certo. È nata in realtà in estate proprio. Io tra l'altro soffro di pressione bassa, quindi in generale l'estate proprio non è una stagione che in cui sei proprio presa bene. Esatto. E mi capita anche spesso di svenire, e ricordo proprio di essere svenuta un giorno, tra l'altro facendomi anche segni in faccia, così vabbè, è capitato, e mi sono ritrovata poi a dover stare in casa e ho scritto questa canzone, ho iniziato a scrivere questa canzone, e l'idea in realtà di contattare Francesca è venuta dopo, nel momento in cui io ho pensato all'arrangiamento di questa canzone. Mi sarebbe piaciuto inserire una chitarra classica che suonava una serie di arpeggi. Non conoscevo ancora Davide. Davide, ok. No, vabbè, conoscevo Francesca, mi piace quello che fa anche come, in realtà anche come cantautrice, perché lei fa parte di un gruppo che si chiama Il Duopo Trio e scrive canzoni sue. Loro fanno un genere che sta a metà tra il jazz e l'indie, quindi bello, fanno qualcosa di molto particolare. Sì, sì, sì. Lei ha questo modo di suonare la chitarra un po' jazz, e niente, quindi ho pensato di provare ad arrangiarlo insieme a lei. Ed è venuto fuori questo. Vedi che alla fine molte volte da un trauma può nascere davvero qualcosa. Sì, sì. Ci sa che è così, no? Dicono che per scrivere la serie TV perfetta, il racconto perfetto, ci deve essere un trauma a monte. Ci deve essere davvero quindi un trauma, qualcosa che vada a interrompere quei bei sentimenti, quella bella sensazione per un artista. È spesso così, per te sì, è così? Sì, sì, assolutamente. Cioè, bisogna avere quel sentimento un po' così, sì, presa, sì, male. Sì, anche non per forza proprio presa male, però un po' di malinconia. Sì, la Soldaggi! Vedi che avevano ragione anche loro, vedi? Quelli della Bossa Nova, Davide. Sei d'accordo? Sì, ecco, sì, decisamente. Tu invece ti sei trovato appunto a suonare questo, ovviamente anche le altre canzoni insieme a Eleonora, e a interpretare quello che era la chitarra che Eleonora voleva, quella di Francesca. Sì, 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 sì. Beh, è successo tutto molto rapidamente in realtà, nel senso, sì, che quando ci siamo conosciuti con ella, in realtà anni fa per altre, in altre dinamiche, e quando mi ha chiesto di fare qualcosa insieme, comunque ci siamo messi a suonare insieme, mi ha presentato questa chitarra. Io Francesca non la conosco personalmente, ma la conosco come chitarrista, una chitarrista che apprezzo tantissimo, e quindi sì, mi sono dovuto un po' franceschizzare, però l'ho fatto molto volentieri, anche perché è una chitarra che ha dei colori molto, molto, cioè che apprezzo molto, che mi piacciono molto. Come musicista, come complice, in questo caso del progetto musicale di Ella Landì, ti metti a servizio evidentemente, riesci a dare qualcosa di tuo? Come ti proponi con Ella, che comunque lei è lei che ci mette nome, faccia e no, tutto? No, certo, certo. Devo dire che ella è molto brava da questo punto di vista. Sto parlando in terza persona, come se non ci fosse. In realtà ci sei, sei qua con noi. No, nel senso che è una dimensione che mi piace molto, perché è una dimensione in cui vorrei tutelare il più possibile quelle che sono le sue visioni, le, certo, sue prospettive, certo, quello che lei vede nei brani che scrive, nei testi che scrive. Devo dire che ho molta libertà, quindi è una cosa che mi piace tantissimo, perché riesco sia a essere un complice, come dire, tecnico, sì, no?
proprio manovalanza. Esecutore. Però c'è un'apertura, sì, c'è una grossa apertura rispetto a quelle che sono le idee, i confronti, i testi. Gli arrangiamenti, e quindi è una dimensione che mi piace molto. A proposito di testo, Eleonora, a me è colpito molto una frase, la paura di star bene, no? Quella che spesso accade. E mi piace molto il contrasto tra questo testo, che sa essere anche delicato, una frase come questa che ho estrapolato dal testo di Non c'è peggior stagione dell'estate, che abbiamo appena ascoltato qui sul divano, e questo arrangiamento che vuole essere anche davvero l'accompagnarci a un tramonto d'estate. Io ho questa immagine della Golden Hour e tu che ci suoni questa canzone, e non dico tramonto a caso, perché Sunset è anche il nome di un altro tuo progetto di cui tra poco parleremo. Tu immagini la sensazione in cui un ascoltatore o un'ascoltatrice può ascoltare ad esempio un brano, può ascoltare questa magica unione tra le parole e la musica, come ad esempio la canzone che abbiamo appena ascoltato? Sì, cioè nel senso... Ti immagini noi che ascoltiamo, noi ascoltatori, in quale momento ci immagini ascoltare il tuo brano? Sì, diciamo che quando riesco a fare questo, perché questa cosa la si fa forse ancora di più attraverso l'arrangiamento o anche attraverso il modo di interpretare un brano, vuol dire che sono riuscita a trasmettere davvero la mia visione, nel senso che le immagini poi sono strettamente legate alla musica per un cantautore, no? Più, secondo me, più un testo riesce a trasportarti in una dimensione, in una situazione, più è un testo riuscito. E sicuramente per questa canzone il tramonto sulla spiaggia è un'immagine adattissima. Sì. Okay. La spiaggia, le rive di un lago, sono quello che volete, ognuno ha la sua immaginazione. Una spiaggia però già più verso settembre, dove esatto, non ci sono immaginando questa cosa, un fine gli agosto, ombrelloni. Settembre, c'è un po' dello... Basta stagione. Esatto, struggersi della fine estate. Oh, che bellezza. Quindi c'è questa dimensione di saudade, che siamo saudaci, che stiamo proponendo in questa puntata di Sul Divano Con insieme a Ella Nadì. Un brano questo che risale all'anno scorso, era il 2022, è vero Ella, quando uscì ad esempio su Spotify? Sì, fine maggio 2022. Prima dell'estate, insomma, okay. Sì. Giusto per prepararci alla grande. Ok, tanti singoli ho visto sul tuo Spotify, c'è questa dimensione del singolo e della canzone che esce, finisce e voilà, e va. Ti piacerebbe anche avere così la possibilità di creare un progetto che possa essere un EP, quindi un vero e proprio libro che abbia diversi capitoli, o ti piace l'idea comunque di uscire, perché comunque so che si fa così adesso spesso? Sì, no, non è una cosa che assolutamente mi piace uscire con il singolo. Tu faresti il tuo... Sì, farei e in realtà faremo. Avete in quest'anno... Oh, il 2023, dai. Yeah. Usciremo con un album. In realtà io ho già prodotto un album che al momento non è sulle piattaforme, però è un album che ho pubblicato nel 2017. E prima ancora di questo avevo fatto un primo EP, tra l'altro prodotto da Paolo Caruccio, che sarà uno ospite. Degli ospiti, insomma, del nostro divano. Esatto. E niente, è una cosa che a me piace molto, perché in realtà il disco è un po', come dici tu, un libro, cioè comunque un insieme di situazioni che raccontano un periodo, no? Certo. Che ti hanno portato a sentirti in un certo modo e a scrivere canzoni alla fine. E quindi sì, assolutamente. È un qualcosa che può essere un segnalibro, se vogliamo, nel tuo modo di fare musica, perché non è che il singolo non lo sia, perché poi risulta ovviamente anche sugli store digitali, non solo su Spotify, però è meno... Da consumo, passami il termine, perdonami, l'album o comunque l'EP, secondo te? A me sinceramente la cosa che del singolo non piace è la carica di tensione psicologica che alla fine c'è quando esce anche un disco, però poi non so come dire... Cioè, è come dire, faccio tutta sta roba per un pezzo che dura 3 minuti
E tra l'altro dopo 3 mesi mi devo ritrovare nella stessa situazione di dover pubblicare, ripubblicare qualcosa. E quindi più che altro è a livello psicologico che la patisco, perché poi tutta una serie di cose da fare, di comunicazione, eccetera, la devi comunque fare, che certo, sia un certo. singolo, che sia un disco. E quindi tu in quel caso lì vorresti essere altrove. Altrove, esatto. Non a caso, sono a nominare quest'altro titolo, no? Di un altro singolo. Anche in questo caso accompagnato da un'immagine stupenda di te, anche lì era il mare, se non mi ricordo male. La Creta. Era Creta, quindi c'è questa terra greca, proprio anche il sole, estate, non era la peggior stagione in quel momento, no. Chi lo sa. Altrove. Ti ricordi quando è nata questa canzone invece che tra poco ascolteremo? Ero a casa in realtà, quindi un posto... Ah, quindi Creta era un pensiero? Sì, era un pensiero però. Eri già stata? Sì, ero già stata. Okay. E in generale la Grecia la amo molto, sono stata più volte in Grecia e quindi quando suono altrove penso sempre alla Grecia. Alle isole? Anche ho visto Cefalonia e Creta. Per il momento è... Sì. Okay. Allora, tutti noi siamo un'isola. La canzone, la forma canzone, questa unione magica, alchemica, tra le parole e la musica, ci permettono di essere un'isola e di starci anche bene, anche in quell'altrove, che vi lascio all'ascolto con Ella Nadì. Altrove, però conosco il rumore del mare, come quando sopra la mia pancia bianca contavi pietre colorate. E non ho mai puntato al sole, ma qui fa un caldo tropicale. E se così non mi di parlare, stendiamoci a dormire un po', ed ero altrove, in un'altra dimensione, in un'altra posizione, l'orecchio teso sul tuo petto per sentirti respirare, il tuo stomaco che ha fame o il mio cuore a far rumore. Alza la radio, per favore. Non ho trovato mai un tesoro da poter vendere a qualcuno, da farci un po' di soldi e metterli al sicuro. Temo non dirlo a nessuno, che ero altrove, in un'altra dimensione, in un'altra posizione, l'orecchio teso sul tuo petto per sentirti respirare, il tuo stomaco che ha fame o il mio cuore a far rumore. Alza la radio, per cado a terra come fa un attore, per arrivare in cima serve cominciare, ma resto altrove, in un'altra dimensione, in un'altra posizione, l'orecchio teso sul tuo petto per sentirti respirare, il tuo stomaco che ha fame o il mio cuore a far rumore. Alza la radio.
radio, per favore. Ella Nadì, Altrove. Siamo andati altrove con la tua musica, con la tua voce, anche in questo caso a tante immagini. Mi collego anche a quello che dicevi prima, Leonora, cioè la volontà di voler trasferire delle immagini, delle cartoline da sfogliare con una luce molto forte. Noto anche un bell'uso della luce, dei colori, delle immagini, delle copertine dei tuoi singoli. Credo che non sia un caso anche questo. Ti piace? Grazie, sì, cerco sempre ovviamente di seguire anche con l'immagine della cover, visto che oggi comunque è forse ancora più importante di prima quello che voglio dire anche con la musica, no? Quindi sì, ci metto abbastanza attenzione, poi non so se sempre riesco a farlo nel modo giusto, però grazie, ti ringrazio per apprezzarlo. No, anche perché è importante, è il biglietto da visita, è il modo in cui ti poni, ci sono i social, magari quell'ansia di doverlo fare, però mettiti anche dalla parte di chi ascolta in questo momento, se non comunicassi in questo modo l'uscita di un brano come Altrove, magari arriverebbe lo stesso. Io poi vado a cercare, chissà che fa Ella Nadì, e vado a cercare su Spotify e trovo, c'è un nuovo singolo. Come trovi il rapporto con chi ti segue sui social, su coloro che comunque, meno male, sono curiosi e curiose di sapere che cosa combina Ella? Su questo devo lavorare un po' di più, nel senso che c'è stato un periodo in cui in realtà ero molto attiva sui social, tant'è che 2-3 volte a settimana facevo video per Instagram, quindi dovevo dedicarmi del tempo per mettermi lì, mettere il cellulare, sì, in un certo modo, fare prova, il video. Fare il video 50 volte. Esatto. Okay. Facevo fotografie di modo da avere contenuti da mettere sui social e effettivamente era aumentata abbastanza la, più che la fan base, erano aumentati i follower. In realtà questo non rispecchiava davvero l'interesse che poi le persone avevano nei confronti della mia musica, perché molto spesso iniziavano ad avere interesse più per la mia persona più che per la tua musica. In realtà non era quello il tuo obiettivo, era... esatto, hai fatto la differenza fanbase follower, è giusto, è vero. Sì, oggi secondo me la cosa più difficile è quella, cioè crearsi una vera fanbase interessata alla tua musica, perché cioè, a mio parere, per fare questo ci vogliono sì delle belle idee, perché sicuramente se tu hai una buona strategia riesci anche a trovare il modo giusto per comunicare certi contenuti. Però poi alcune, non so, le piattaforme musicali ad esempio, per far sì che il tuo pezzo viaggi lì sopra devi anche investire, certo. Tanti soldi. Quindi... E quindi cosa fai? Cerchi di farti conoscere anche in altro modo. Instagram sicuramente aiuta, però c'è il rovescio della medaglia, c'è quella parte intima, no? Di te che magari vorrebbe comparire solo come Ella Nadì e non come Eleonora, giustamente, anche perché quello è il tuo progetto, i fatti tuoi sono un'altra cosa e ci sta. Difficile, Davide, separare sì. le cose. Sì, sì, sì. Cosa possiamo fare secondo te? Cioè tu come musicista, ma io sono sei in questo progetto. Com'è? Io sono un pessimo esempio rispetto alla gestione dei social, o comunque alla gestione della divisione. Quindi venderti pubblico, privato, questa cosa qua è una cosa che mi riesce malissimo, quindi sono un pessimo esempio per ella. Come fai a... Come possiamo fare, ragazzi, secondo voi? Ci sono dei social meravigliosi, c'è uno in particolare che si chiama BeReal, in cui le foto sono tutte sfocate. L'ho scaricato ieri. Io ci sono sopra ieri. Da un anno e ci sto benissimo, perché finalmente le persone sono quello che sono. Ok. C'è sempre questa cosa dei 2 minuti, la foto, eccetera. Però, secondo te, Davide, tornando alla questione,
un musicista come te, voi come band, come ci sono anche altri ragazzi che suonano con te, Ella, ovviamente. Sì, in realtà adesso non ancora c'è la band completa. Però le canzoni su Spotify le possiamo, sì, altrove, sì, per esempio, ha un arrangiamento un po' più complesso rispetto a quello che abbiamo ascoltato qua. Tornando alla domanda, come possiamo al confronto, questo non è una domanda, non è un'interrogazione, come possiamo cercare, è meglio essere se stessi o cercare di vendersi in altro modo? Ma sicuramente essere se stessi, nel senso di non forzare troppo la mano, nel trovare un compromesso con i funzionamenti vari, sì, dei social, le dinamiche, entrare, sì, quindi non forzare troppo la mano. Ovviamente c'è inevitabilmente una parte di noi che deve andare in quella direzione lì. Mi viene anche da pensare che perché non forzare troppo la mano? Perché ogni tanto si perde nel mostrare troppo, nel senso nel farsi vedere nella quotidianità e nel forzare troppo la mano, si rischia di perdere anche una dimensione che, per esempio, per figure cantautoriali sono anche importanti. Sì, quindi sì, così, cioè, tu invece, Leonora, cosa ne pensi? Meglio essere se stessa. Proprio dobbiamo, sì, assolutamente, quello sì, anche perché alla fine poi l'onestà adesso di essere credibile, certo. Però quindi, secondo me, dovrebbe esserci un altro social. Se proprio dobbiamo essere però social è un nome, cioè già il nome social. MySpace. Ragazzi, MySpace del vogliamo 2023. MySpace di nuovo. Noi vogliamo MySpace. Facciamo un appello qua sul divano. Non avrebbe più presa oggi perché chi lo sa. Ma sai che vogliono cambiare anche Spotify? Sentivo dire, ho letto. Ah, non lo sapevo. Vogliono farlo diventare ancora più social. Più social. Oh, no, e basta. Anche lì. Auguri. È quello che vuoi, immagino, vero? Vabbè. Quindi, music comes first. La musica dovrebbe arrivare, essere per prima la cosa che conta di più. È un progetto, evidentemente, il tuo, che singolo dopo singolo si rinnova. Oppure c'è un filo anche nei singoli che pubblichi sui digital store o su Spotify? Ma diciamo che cerco sempre di sperimentare, specialmente dal punto di vista del suono, dell'arrangiamento. Sì, magari ci sono dei periodi in cui un tot di brani vanno nella stessa direzione, però poi se mi ripresento dopo un anno, sicuramente cerco di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che ho fatto prima, perché comunque sia mi piace anche molto il mondo proprio dello studio di registrazione, mi piace cercare di sperimentare. Okay, alla fine. Bello. Mi piace. Come coniughi questa voglia di sperimentare con queste canzoni? Tu prima hai parlato di un album che sta lì, è nel limbo, è in questo spazio bianco su Drive o chissà dove. Quello che non è più sui, esatto, sulle piattaforme. Su MySpace, ecco, è del 2017. È lì. Tu ogni tanto lo ascolti, funziona ancora? Ma in realtà ancora funziona ancora molto, no? Di più adesso. Pensa, eri avantissima. No, adesso sembra che me la stia tirando. No, in realtà, però ho capito. In realtà avevo... era molto elettronico, cioè pop elettronico. Non... Sì. E, avevo utilizzato molti suoni elettronici che in realtà all'epoca non erano così soliti, ma più che altro la gente da me non se lo aspettava perché era abituata al concerto chitarra-voce. Sono uscita con quell'album, è stato effettivamente un po' forte per chi mi conosceva. E in generale, specialmente alcuni brani erano un po' abbastanza spinti o comunque... Osavi? Sì, secondo me sì. Okay. Adesso però io sono curioso di sapere com'è quest'album qua, è lì. Nella Elia Bagnomaria. Ma tornerà. Chi lo sa, quindi tornerà. Noi seguiamo ovviamente i tuoi social, il tuo Spotify per scoprire quali saranno i tuoi prossimi passi. A me incuriosisce molto questa vena elettronica. Ricordo tra l'altro il tuo primo lavoro sulla lunga distanza, diciamo, Terapia d'Urto, era 2015, sì, sì. Quindi sono passati alcuni anni, ma
Tra poco ripartiremo per scoprire altri dettagli del progetto musicale di Elana D, canzoni ma anche organizzazione. Ti piace anche stare nel dietro le quinte dei progetti? Tra poco parleremo anche di questa APS che è la Soundset e di questa possibilità che dai a altri musicisti e altre musiciste di potersi esprimere. Noi invece ce ne stiamo sempre qua sul divano perché la musica a noi piace anche quando si mette comoda. A tra poco. Bentornate e bentornati sul divano. Siamo con Ella Nani, questa è Altalena. Chiudi gli occhi e lascia la paura. Abbracciami, sarò la tua armatura. Che se non ti proteggerà dal vento avverso, allora ti riscalderà se senti freddo. Nadi, Altalena, grazie, grazie Leonora, grazie. Grazie Davide, grazie per essere qui con noi, seconda parte della puntata di, della nostra musica che si mette comoda sul divano con di RVE Radio TV con Ella Nadi, Altalena. Eleonora, mi piace l'utilizzo della parola quando sa essere metafora e quando vuole raccontare concetti molto più ampi. L'altalena, quando pensiamo all'altalena, possiamo pensare all'estate, sembra che stiamo facendo una seduta psicologica, ma ci sta. Cosa ci può ricordare un'altalena? Sicuramente è una metafora, utilizzare questi mezzi, insomma queste parole che sanno essere un mezzo, non un fine, per un racconto. È così anche per te? Sì, diciamo che è una cosa che ricerco spesso, è una cosa che anche a me piace molto, a me piaceva molto da piccola De Gregori, cioè mi piace ancora, però mia madre lo ascoltava molto e lui lo fa spesso, cioè poi il più delle volte le metafore sue, cioè devi proprio interpretarle. Sì, però lui usava un sacco di immagini, certo. Ed era una cosa che a me aveva colpito subito. E quindi cerco di metterla anche nella mia musica. I tuoi ascolti,
gli ascolti che ti hanno formata, Eleonora. Adesso colgo la palla al balzo con De Gregori, ovviamente è uno, immagino, degli artisti che ti hanno formato e ti hanno detto: io voglio fare una musicista. È partito anche da lì, anche da, sì, da De Gregori, dal cantautorato italiano. Sì, diciamo più in realtà dai Beatles, che praticamente mi hanno accompagnato da minuscola ad oggi. E ovviamente in casa mia si ascoltavano moltissimo i Beatles e questo mi ha aiutato un sacco, perché i Beatles non c'è un genere musicale che non abbiano toccato, e infatti ascolto un sacco di musica, cioè mi piace un sacco di musica, rock, elettronica, pop, cantautorato. I cantautori forse li ho scoperti dopo, cioè già più verso le scuole medie, l'adolescenza, anche perché probabilmente ho iniziato a dare più attenzione alla parola, mentre prima mi prendeva più la melodia. Quindi l'essere eclettici in musica, come sono stati i Beatles, sicuramente ti hanno formata, no? Ti hanno dato quegli input necessari per essere poi chi sei adesso, anche se in realtà dire chi sei adesso non è così facile, perché abbiamo tante sfaccettature per quanto riguarda la musica. Beh, quando penso al cantautorato penso a una figura eclettica come Lucio Dalla, posso pensare a chi ha cambiato la storia della canzone italiana come Lucio Battisti, e i Beatles, che vanno assolutamente oltre e uniscono diversi mondi al plurale. Tutto questo, insomma. Sì, sì, diciamo Beatles e Battisti. È ingombrante a volte? O riesci a essere te stessa e ciao? Quando fai canzoni? Sì, sì, sì. Cioè, per me è molto naturale scrivere. Poi magari nell'arrangiamento ho più difficoltà e mi viene da confrontarmi con mostri sacri piuttosto che... Mamma mia. Però nella creazione della canzone non ho questo tipo di... Vabbè. Davide, non ce ne libereremo mai, ma ben venga oppure no? Dimmi la tua. Beh, come posso dire? No, non ce, dai, ne, non siamo ce, tranquilli, non ce, ne, non ce ne libereremo mai, purtroppo, per fortuna, nel senso che da una parte è stimolo, dall'altra è un gigante con cui bisogna confrontarsi. Giganti con cui bisogna, cioè, confrontarsi. In realtà è un confronto da cui prendere e che un po' si prende, quindi secondo me bisogna trovare un equilibrio. Ok, ecco, l'equilibrio, essere se stessi, ok, abbiamo tutti, no, beh, d'altronde nell'arte è così, siamo anche in altre arti come la pittura, la scultura. Ultimamente sono andato a rivedere certi lavori di Picasso, per dire, ha un senso tutto questo, sono andato a vedere dei lavori di Picasso, lui ha passato davvero tante epoche, tanti mondi legati alla pittura. Tu prima parlavi dei Beatles, Eleonora, caspita, cioè, Picasso era un po' i Beatles dell'arte. Ciao amici, l'ho detta, no, ma nel senso, perché comunque era davvero tanti mondi in un'unica arte, forse più arte, fino ad arrivare all'essenza, alla riga, cioè proprio il viso di Picasso, quello famoso in cui con una strisciata, insomma, con una pennellata delimitava un mondo. Ecco, arrivare a questa essenza anche nella musica ci può stare come ricerca? Ragazzi, Davide, Eleonora, ditemi la vostra. Sì, sì. Poi magari non ci sarà tanta gente che lo capisce, ecco, però... Ma è importante che capiscano o è importante farlo e poi... Secondo me dipende da quello che vuoi tu. No, infatti dipende un po' da quello che vuoi tu. Cioè, se l'arte comunque parte da un'esigenza di espressione, forse non è così importante. C'è anche chi, magari chi la vive peggio sicuramente, lo fa perché ha più bisogno di un riconoscimento esterno, ma questo... Qui si aprono dei scenari. No, infatti non vorrei neanche... No, apriamoli, perché no, tanto siamo sul divano, tranquilli. Quindi, Davide, si suona per se stessi o per il pubblico? Mamma mia, che Marzullo! Sì, le domande... Cioè, non...
No, io voglio capire, ragazzi, no, datemi il vostro. Sicuramente importante, secondo me, in un percorso artistico che sia personale, il ricordarsi certo. di suonare per se stessi. La parte di mercato è una parte che in teoria serve per stimolare e mantenere uno stadio di creatività, di libertà che la musica può dare. Inevitabilmente poi risulta anche limite, lo sappiamo benissimo, che il mercato diventa poi un limite in cui o stai fuori o stai dentro, ci sono devi stare sotto pressione. Però equilibrio, e posso rispondere di nuovo in maniera un po' aperta, vaga. Lui è molto brava qui dentro, sì, cose, sei, cioè... vabbè, l'unico forse che stai seminando equilibrio, e ci sta di se noi facciamo caos e tu cerchi di no, non saprei, ovviamente sono domande difficili a cui le risposte no, vabbè, a me piace proprio la prima cosa che mi viene in mente, non abbiamo concordato. Stiamo veramente viaggiando da Non c'è peggior stagione dell'estate fino alla voglia, insomma, di raccontare il nostro quotidiano attraverso parole che sanno essere metafora, quindi non parole messe lì a caso, ma che hanno la possibilità di poter accendere, di poter aprire dei mondi. Mentre noi stiamo così comodi sul divano, c'è una canzone in particolare, Mettiti sul divano, che ti ha visto anche realizzare un video. E questo rapporto con il video, con la musica che prende forma, anche con l'immagine. Prima tu, Eleonora, parlavi della tua volontà di voler creare delle immagini, delle suggestioni a chi ti ascolta. Il video invece, boom, è già lì, no? È una suggestione già bella che è servita, o no? Sì, sì. Poi ovviamente noi abbiamo cercato, dico noi perché c'è stato proprio un team di videomaker capitanato da Guglielmo Loliva, che è stato il regista, abbiamo cercato di far sì che le immagini potessero accompagnare al meglio il brano. In realtà io ero andata lì con un'idea... E poi è andata... sì, mi sono poi affidata loro e è venuto fuori questo mega video perché è un piano sequenza che, nel senso, abbiamo girato penso 19 volte di seguito. 19, non sì, 20, non 18. Che, no, 19 perché c'è poi, vabbè, okay. Ce me lo ricordo perché ovviamente ce le siamo segnate e niente, quindi è stato abbastanza impegnativo, anche perché c'erano tante persone coinvolte all'interno di questo video. E che ti sei sforzata per farlo lì, dai, puoi dirlo adesso. No, è passato in qualche realtà, hai fatto mi trovo su abbastanza di te, a mio agio, okay, quando giro i videoclip. I giorni prima no, mi viene di tutto, okay, la febbre, ti lasciamo cosa. Stare lì, non ti disturbiamo, tu non disturbi, c'è proprio il cartello. Sì, ovviamente è una tragedia arrivare viva a girare il video, però una volta poi che sono davanti alle telecamere, anche lì che avevo tutta la troupe attorno, dovevo, vabbè, devo spiegarlo? Cioè, no, se spiegare? Vuoi, stiamo andando liberi, vai tranquillo, tra poco ce lo guardiamo, però tu vai. No, devo seguire le indicazioni, certo, del videomaker di fronte a tutti, quindi cambiare anche espressioni, fare espressioni intense. Attrice, che... anche attrice. Sì, ma non so come riesco a sentirmi a mio agio in quel... Che è assurdo, perché io sono anche abbastanza timida, però quindi, se il regista è bravo... Ti mette a tuo agio... Sì. Ok, quindi in questo caso è andata così. Hai scelto quella canzone per un video? C'è un motivo? E poi dopo tra poco lo lanciamo? Sì, diciamo che Mettiti sul divano anche in questo caso è un titolo un po' provocatorio, perché poi il testo della canzone vuol dire un po' l'opposto, cioè più un'esortazione a fare qualcosa quando la vita magari non va davvero come si vuole, però è un'esortazione al domandarsi cosa voglio, quindi... come faccio e poi segna un po', siccome ho fatto questo lavoro insieme ad altri singoli a Roma, ha segnato un periodo particolare, uno dei capitoli, diciamo, più che della mia vita, della mia carriera artistica, è stato diverso da quello che era prima e quindi, mi ha lasciato comunque, mi ha insegnato molto questa esperienza. E ci stava, quindi poter mettere un altro segnalibro
in questo tuo viaggio nella, nella musica, nella tua musica e nelle canzoni che proponi. Quindi Elana D con noi sul divano con Mettiti sul divano. Accendi la TV.
Siamo sul divano con El Nadi, questa era Mettiti sul divano, un video tra l'altro disponibile là sul tuo canale YouTube, un video che hai voluto fissare, per fissare appunto una parte, no? un capitolo della tua vita. Come ha saputo, secondo me, fissare molto bene chi sei, il fotografo, autore dello scatto che abbiamo pensato di utilizzare per accompagnare la tua musica. Quanto è importante dialogare con un regista, con un produttore, con i musicisti come Davide, con un fotografo per te? È importante sicuramente, poi dipende molto magari anche dal carattere che è un artista, una persona. Io, essendo una persona molto timida, per me è molto importante sentirmi molto a mio agio con chi deve comunque, con uno scatto, comunque attraverso le immagini, far venire fuori quello che sono. E con Francesco, che è appunto l'autore dello scatto, mi ero già trovata bene. Francesco? Lui mi aveva Francesco Fogliano, mi aveva fatto degli scatti così a caso, in realtà, anche in una giornata un po' difficile, nel senso che il trauma di prima, ragazzi, se volete fare una serie TV, una canzone, trauma, poi dopo non era successo niente in di particolare, però sai quelle giornate che ragazzi, ti il quotidiano svegli. Buongiorno, era così, cioè. Ero andata in studio perché ho fatto uno stage all'interno di uno studio in cui lo faceva anche lui come tecnico del suono. Lui quel giorno aveva la macchina foto dietro e ha incominciato a farmi delle foto così, bello, a caso, e mi erano piaciute un sacco, e quindi poi quando ho dovuto fare questi scatti l'ho richiamato, anche se adesso abita a Nizza, è venuto a Torino apposta per gli scatti. Ah, bene, magnifico, bello, bello. Quindi insomma, rappresentare chi sei, anche se in realtà chiudere tra virgolette il tuo modo di essere, Eleonora, un po' come tutte e tutti noi, forse un po' limitante, anche perché oltre alla musica, a scrivere canzoni, una delle tue attività è quella di creare le condizioni per far suonare o per divulgare la musica locale, passami sto termine glocal, della musica. So che c'è una PS che ti riguarda da vicino, la Sunset, ritorniamo al tramonto di qui sopra. Bello il nome che hai scelto. Qual è l'obiettivo di questo progetto di Sunset? Quello di promuovere la musica? Sì, promuovere la musica in generale, anche creare condizioni? Sì, ma anche proprio la socialità. Noi in realtà con questa associazione per la maggior parte del tempo ci occupiamo di organizzare eventi, concerti per far conoscere la musica emergente, per creare situazioni di aggregazione, però abbiamo anche fatto dei laboratori di scrittura proprio sia con ragazzi della comunità. Abbiamo scritto una canzone, abbiamo anche fatto un laboratorio di teatro, in realtà Human Library, che è un bellissimo. Non l'ho seguito, la biblioteca vivente, esatto, ecco. Non l'ho seguito personalmente io, ma Francesco Arese, che è un ragazzo di questa associazione. Io invece, insieme a Fonsi, che è un rapper, ci siamo sperimentati in questo laboratorio di scrittura con ragazzi della comunità. E a gennaio, quindi da poco, l'abbiamo riproposto, ma con i ragazzi delle medie, ed eravamo io e Vea questa volta, con una scuola una scuola media di Cremona. Ottimo, quindi proprio vi siete messi in gioco, tutta l'altra regione, bello. Sì, sì, è stato molto bello. Com'è stato? Un bel progetto, Sì, bello. Molto, speriamo di rifarlo. E poi ovviamente parallelamente ci sono anche tutti i concerti, festival, situazioni. Ti piace questa dimensione della musica? Non voglio chiederti se preferisci questo o l'altro, perché non credo, perché tutto fa parte di un mondo, credo, sia la parte compositiva e anche di performance, insomma, di suonare in pubblico. Ecco, suonare in pubblico, ti piace, è una dimensione che ami, hai parlato molto di studio, abbiamo parlato poco di concerti. Allora, suonare dal vivo sì, è una cosa che amo, anche se deve proprio esserci la situazione live perfetta.
esigenza che hanno questi artisti. Oh, allora, voglio quello, voglio il regista con cui entrare in empatia. Siamo d'accordo, so che è tutto sì, più bello. Sono... Vogliamo addirittura essere ascoltati, ma guarda un po', cioè, incredibile. Ma che pretesa, no, Davide? No, ma perché... Ci sta, sei più a tuo agio, no? Cioè, poi soprattutto questo tipo di accompagnamento in acustico, se uno non ascolta le parole... si perde l'80% di quello, certo, che facciamo, nel, certo, senso, fosse magari una band e fosse la mia musica incentrata sulla sperimentazione del suono, ok, magari le parole possono anche andare in secondo piano, però per la maggior parte dei concerti che facciamo serve l'ascolto, certo, quindi in realtà io in questa cosa sono abbastanza categorica. Suono pochissimo live, cioè stato in passato ho suonato di più, però adesso se non c'è quel tipo di situazione preferisco evitare, insomma, preferisci fare altro, via. Sì. Magari organizzare situazioni, sì, sì, con la Soundset, questa è un'associazione di promozione sociale, insomma, la Soundset. Ci sono dei riferimenti in cui possiamo trovare, ad esempio, questi progetti di formazione intorno alla musica? Sì, abbiamo un sito, soundset.it, e invece anche i nostri social. C'è scritto tutto. Siamo abbastanza, cioè teniamo abbastanza aggiornate le pagine. Non come la tua. No, c'è più movimento su quella di Soundset al momento. Siamo quasi arrivati al termine della nostra chiacchierata. Io vi ringrazio molto per essere stati con noi. Davide Meli e la Nadì, ultima canzone è Vorrei sapere il tuo nome. Anche qua, insomma, penso ci sia molta poesia e è un portone che si apre, no? Anche con il titolo, l'importanza dei titoli e l'importanza di queste figure retoriche, di queste metafore che la musica e la forma canzone sta davvero regalarci. E così, in questo caso, prima di lasciarvi la musica, è stato questo? Sì, sì, in realtà proprio il titolo, e molto spesso quando scrivo un brano, inizialmente, per i primi tempi, quando ancora non ho capito dove e quando lo registrerò, queste canzoni le chiamo con la prima frase, che la prima cosa che dico. E questa è nata così? Esatto. Dai. Poi di solito lo cambio. Okay, invece no, questa volta no. Invece questo è rimasto così. Ed è nata così. Vorrei sapere il tuo nome. Volevo ancora ringraziare Davide Meli. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie, vi auguro tanta bella musica e tanta voglia di stupirvi ancora con questa magica alchimia tra forma, canzone e appunto musica e parole. Grazie. Vorrei sapere il tuo nome, se quando gli altri ti chiamano usano un soprannome, ci scriverei una canzone per farti addormentare. Ti piace quando c'è il sole, oppure ami quei giorni in cui la pioggia che cade riempie la strada di specchi e tu tutti ci puoi guardare. In quale casa ritorni quando è tardi e lasci la tua tribù? Accendi l'ultima macchina e pensi che non bevi mai più. E quali frasi scritte leggi sui muri, sulle serrande giù? Dimmi, ci pensi anche tu a tutto il tempo che passa, anche quando non ci basta, a quando esageri e poi ti penti se ti viene il mal di testa, alle ragioni sbagliate giuste, a quelle scelte che in fondo dovresti fare ma ti rendono triste. Dimmi, ci pensi anche tu. Che poi più cresci più temi, per
questo quando si nasce si ha paura di niente ed è più bello sbagliare e fare nuove scoperte. Ti farà male quel sale, io che ti porterò a letto e non per fare l'amore, non soltanto l'amore, perché tu sai tante cose. In quale posto ti senti al tuo posto e non ti serve di più? Ti chiudi in casa oppure cerchi l'amore quando ti senti giù? Chi ti ha baciato si ricorda il sapore delle tue camel blu? Dimmi, ci pensi anche tu a tutto il tempo che passa, anche quando non ci basta, a quando esageri e poi ti perdi se ti viene il mal di testa, alle ragioni sbagliate per cui fai le cose giuste, a quelle scelte che in fondo dovrai.